Una neonata di appena 4 mesi è deceduta martedì presso l'ospedale all'Angelo di Mestre. La bambina era stata condotta in struttura il giorno precedente a causa di forti dolori alle orecchie. Ma al momento del ricovero le condizioni non erano apparse preoccupanti, tuttavia si è verificato un repentino aggravamento che ha portato al tragico decesso della neonata. La notizia è stata riportata dal Gazzettino. Attualmente i medici dell'ospedale dell'USSL Serenissima non sono in grado di fornire spiegazioni sulle circostanze della morte. Di fronte a questa drammatica situazione è stata presa la decisione di eseguire l'autopsia sul piccolo corpo della neonata programmata per oggi. Tale procedura è consueta in casi simili, mirando a comprendere le cause di una tragedia che ha devastato una famiglia. Successivamente, secondo quanto riportato dal Gazzettino, potrebbe essere presa in considerazione la segnalazione alla procura per l'avvio di un'indagine. I genitori della bambina, preoccupati per il dolore lamentato dalla piccola, si sono recati prontamente all'ospedale. Tuttavia, al momento del ricovero, il quadro clinico iniziale non ha suscitato allarmi nei medici del reparto di pediatria, i quali comunque hanno proceduto con il ricovero. Il peggioramento della situazione è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. La neonata, nata a fine settembre, non aveva mai manifestato i problemi di salute in precedenza, crescendo normalmente senza complicazioni. Solo all'inizio di questa settimana ha iniziato a mostrare segni di malessere, apparentemente associati a dolori alle orecchie, che hanno spinto il pediatra a consigliare il ricorso all'ospedale. La morte della piccola segue di poche settimane quella di Beatrice Angela Gobbo, una bambina di 5 anni di Padova, anch'essa deceduta in ospedale in pochi giorni a causa di un'insolita infezione, presumibilmente scatenata da diversi virus. Attualmente sono in corso ulteriori approfondimenti su questo raro caso.